Con lo sport no, con lo sport io ho provato a fare yoga. E yoga, sai, posizione del cobra, mai visto cobra, cani fare yoga? Mai visto? E tu sei lì piegato, una costa in un polmone, respira, non posso. Oh. Però quando finisci di fare yoga ti senti meglio. Perché senti meglio? Perché hai finito di fare yoga. Quella tortura è finita. Diciamolo, è molto semplice. È molto semplice. Ho provato non a correre, ho provato a camminare. Ho fatto camminata, trekking, camminata. Non ho fatto neanche quello sport, un po' strano. Non so se vi capite mai vedere questi qua, duri pomeriggio, che fanno una camminata che non sembra uno sport. Sembra che vogliono fare un bel discorsetto a qualcuno, che però è molto lontano. Questa qua, ve la faccio, questa qua. Che se a un certo punto facessero una cosa tipo... sarebbe normale! Normale! Adesso mi sente. Poi sono andato a provare a fare crossfit in palestra. Qualcuno fa crossfit qua? Non fatelo mai. No, scherzo. Sono andato... E crossfit è un allenamento in palestra che ti fa allenare per la vita di tutti i giorni. Con esercizi pratici. Ad esempio, un esercizio pratico per la vita di tutti i giorni è sollevare una palla di 30 kg e sbatterla a terra, così... Quando nel paleolitico ti salvava la vita sta cosa, ragazzi. Adesso meno. Fanno le trazioni, che sono quelle così, però in un modo strano, con una spinta, che risulta così. Dopo 5 sezioni tu cammini così. No, sto a posto, ho fatto... Sì, no, ho fatto una bella, bella scheda, bella lunga. Poi fai una roba che non serve a niente. Questa veramente non serve a nulla. È una roba che sotto è... ciclette. Sopra è così. Come si chiama? Ellittica? Assault bike si chiama. Assault bike, fai crossfit. Dai. Sotto è ciclette. Bicicletta sopra è così. Quando ti serve? Cioè, o ti serve che tu sei in bicicletta normale. C'è un punto si rompe. No, tranquilli, ho fatto assault bike. Ma a quel punto ti conviene buttare la bici e andare arrabbiato verso chi te l'ha venduta. A me della palestra mi spaventa l'allenatore. Io sono andato, il coach, io sono andato in palestra, arrivo lì e mi dicono: no, guarda lì, adesso metti lì che arriva il coach a fare la lezione. Metto lì in parte e arrivano i due allenatori. Guarda, arrivano i due allenatori, guardo meglio, è uno solo. Cammino e dispensa rapidi consigli a tutti che sembrano cogliere come oro colato, del tipo: fai meglio, tutto a posto. Guarda che ho detto, meno, questo deve far male qua. Sono a posto, in piedi. È tutto un dialetto delle palestre. Io so contare al massimo fino a 5, ossia fino a 5. Questo è il massimo che so fare. E questi allenatori delle palestre hanno due modi: un modo per allenare gli uomini e uno le donne. Gli uomini li allenano così: oh, dai, tira su, vai che sei storto, c'è chi lo chiama bullismo, ha ragione. Le donne invece allenano in questo modo qua. Le donne sono lì che sollevano solare un peso, lui arriva dietro, la donna è lì, lui arriva dietro e fa: oh, dai, ti aiuto io, dai, tranquillo. No, ti aiuto, dai. Oh, 3 kg sono pesanti, dai. Deve essere supporto. Allora, dai. Allora, questo qua, la mano te la metto qua, che così solviamo. E questo qua invece te la... Vedi che solleva. Cos'è? No, serve tutto, i punti d'appoggio servono. Vai, solleva tu, tieni il peso, io tengo queste qua, vai, tranquillo, ora, terza cosa, vai su in trazione, lascia il peso, vai su, tieni, Max, vuoi una mano? Va bene.
Con lo sport ho sudato poco perché sono un po' scarso a calcio. Io ho provato a fare calcio, sono un po' scarso a calcio. Mi ricordo ancora la partita in cui l'ho capito. Ora, non so se avete presente gli allenatori di Serie A come allenano le squadre di Serie A. Loro si mettono a bordo panchina e fanno questo. Il mio allenatore invece è una partita in cui ho capito di essere scarso. Dalla panchina mi diceva così, io vedevo e basta, non sentivo, faceva così. Max,